La cooperativa sociale Agropolis di Cremona, in collaborazione col Comune, promuove l'evento Cremona senza ostacoli, giro in città in carrozzina, un evento che coniuga sport e disabilità, valore educativo, aggregativo e sociale. L'iniziativa, unica in Italia, si colloca nell'ambito della manifestazione Diversamente Uguali, giunto ormai all'11ª edizione e prevista in città dal 9 al 12 maggio prossimi. In particolare, venerdì è in agenda il citato giro in città in carrozzina con partenza alle ore 10 da Piazza Sant'Agata e arrivo alle ore 11 al Teatro Ponchielli, un appuntamento volto a sensibilizzare la comunità cremonese nei confronti della disabilità. Normodotati e persone con disabilità insieme percorreranno un breve itinerario per verificare quali disagi in quel tratto limitino la mobilità delle persone con handicap. Martedì prossimo proseguono gli incontri nell'ambito della terza edizione di Young All Context sul tema percorsi per orientarsi nella vita. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso Sala Zanoni a Cremona si parlerà di orientamento come di un processo continuo che accompagna tutta la vita della persona e che nei giovani permette di prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. Il Comune ha attivato in questi anni iniziative atte a supportare e integrare l'offerta scolastica attraverso ad esempio Passepartout, uno strumento che raccorda gli interventi di orientamento, fornendo opportunità, iniziative e approfondimenti con una visione ampia a partire dalla scuola e dall'infanzia. I progetti in campo sono molteplici e durante l'incontro si focalizzerà l'attenzione su tre esperienze particolarmente significative. Un questionario sulla scelta, ovvero un'indagine di tipo qualitativo realizzata da Informa Giovani in tutte le classi delle scuole superiori e dei centri di formazione professionale locali per sondare e approfondire alcuni aspetti relativi alla scelta della scuola superiore. Orientare alle competenze, ovvero fornire una prima analisi del progetto sperimentale dedicato alle scuole dell'infanzia realizzato in collaborazione con l'Università Cattolica. Offrire la restituzione dei moduli per le scuole realizzati in collaborazione con aziende del territorio. L'appuntamento è dunque per martedì prossimo alle ore 14.30 in Sala Zanoni a Cremona.